Buon pomeriggio, bentrovati all'edizione delle 14 del TG6. Apriamo con la cronaca giudiziaria perché questa mattina è iniziato al Tribunale Civile di Chieti il processo per quanto riguarda il crack della Cari Chieti, un buco che potrebbe aggirarsi attorno agli 800 milioni di euro. Il servizio di Francesca Romana Testi. Si è svolta questa mattina l'udienza che dovrebbe portare alla dichiarazione di fallimento della ex Cari Chieti. Nel dettaglio l'obiettivo ruota intorno alla decisione di insolvenza per il vecchio istituto di credito e sul tavolo sono state presentate tutte le carte finora coperte da riservo. Davanti al giudice delegato Nicola Valletta si sono seduti l'attuale amministratore di Nuova Cari Chieti Salvatore Immordino e il commissario liquidatore Massimo Bigerna. Ad una prima stima non confermata si contano più di 800 milioni di deficit. Sotto questo profilo ci sta pensando lo Stato perché ha approvato questo decreto che prevede il rimborso, se non totalmente ma in buona parte, delle obbligazioni subordinate. Diciamo questa è l'unica soluzione possibile perché la procedura della Cari Chieti, come dicevo prima, non ha assolutamente disponibilità, non c'ha assolutamente niente all'attivo e quindi non sarebbe in grado di procedere a nessun rimborso. Per le altre banche questo già è stato fatto e speriamo che anche il Tribunale di Chieti proceda abbastanza velocemente in questo accertamento, quindi anche perché i tempi sono importanti. Al centro dell'interesse resta il destino dei correntisti che hanno perso tutti i loro risparmi. Se verrà confermata la dichiarazione di stato di insolvenza, seguirà l'apertura del fascicolo per bancarotta fraudolenta da parte della Procura di Chieti e da qui anche la questione della responsabilità degli ex amministratori dell'Istituto di Credito. Poi si apriranno tutte le azioni civili e penali tese ad accertare quali siano state le vere cause di questo dissesto e naturalmente addossare le responsabilità a coloro che le hanno determinate. E adesso ci spostiamo in Regione Abruzzo. Il patto per lo sviluppo e per il lavoro proposto dal governo regionale è stato presentato alle parti sociali questa mattina in Viale Bovio a Pescara. All'incontro hanno partecipato i segretari regionali dei sindacati CGL, CISL, UIL e UGL, i presidenti regionali di Confapi, CIA, CNA, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Confindustria. Sono 27 i punti contenuti nella bozza del patto, mentre sono 4 i macro interventi che qualificano l'azione: impresa, lavoro e sviluppo, start-up, istruzione, ricerca e formazione e sociale. Infine un protocollo d'intesa sulla fiscalità. Nel corso dell'incontro si è parlato anche del master plan, il cui schema è stato riproposto anche nel patto per lo sviluppo. Il presidente D'Alfonso ha annunciato che ci sono circa 3 miliardi di euro in 5 anni a disposizione per quanto riguarda i fondi per la nostra regione. La senatrice 5 Stelle Enza Blundo annuncia interrogazione al Ministero per conoscere la compatibilità ambientale delle opere contenute all'interno del Master Plan. Il servizio di Giorgio Alessandri. Grillini e movimenti civici all'attacco del Master Plan, il megapiano di opere pubbliche annunciato dal presidente D'Alfonso da decine di milioni di euro. La senatrice pentastellata Enza Blundo annuncia interrogazioni al Ministero per valutare sia la compatibilità ambientale delle infrastrutture sia l'effettivo ritorno costi-benefici per il territorio abruzzese. Sicuramente chiederemo al Ministro di attenzionare quello che sta accadendo nella nostra regione perché continuano a prevedere delle opere impattanti di grande rilevanza senza però considerare innanzitutto il tipo delle indagini che devono essere fatte, ovvero la VAS, e quindi devono essere valutate dal punto di vista di una collocazione nel territorio e poi senza valutare neppure costi-benefici, senza valutare un piano strategico d'insieme e quello che sarebbero le ricadute, ma la reale possibilità di portarle a termine. Da Roma all'emiciclo, dove la senatrice annuncia un'azione investigativa del gruppo consigliare dei 5 Stelle. Abbiamo già fatto l'incontro con i consiglieri e per quanto riguarda la loro peculiarità, il loro ruolo, chiederanno l'effettivo ritorno in consiglio proprio perché ci siano questi approfondimenti.
A Rigopiano questa mattina si è tenuto un incontro con i presidenti delle province di Pescara, L'Aquila e Teramo, il presidente della regione D'Alfonso e i sindaci dei comuni di Farindola, Carpineto della Noro, Fena, Castel del Monte, Villa Santa Lucia Castelli e Villa Celiera. L'obiettivo è stato quello di condividere e formalizzare l'avvio di due protocolli d'intesa per valorizzare due aree montane di interesse naturalistico e turistico, l'area di Farindola, Castelli e Castel del Monte all'interno del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga e l'area del Voltigno. Ascoltiamo l'intervista al presidente della regione Luciano D'Alfonso realizzata da Vestina News. Dio ci ha dato delle bellezze straordinarie, tipo queste terre alte, la montagna che unisce Abruzzo al suo interno, le province di Pescara, di Teramo e dell'Aquila. Noi abbiamo soltanto il dovere, il bisogno di rendere questi luoghi raggiungibili nel pieno rispetto della natura e delle bellezze della natura. Attraverso questo investimento noi finalmente riempiamo un vuoto di comodità e di sicurezza infrastrutturale che poi dovrà dare luogo all'espressione di questa straordinaria potenza. Attraverso questa montagna ed altre abruzzesi noi riusciamo finalmente a collocare turisticamente l'Abruzzo. Ci sono 60 milioni di pensionati americani che guardano con interesse l'Abruzzo, ma anche tant'altra potenziale domanda dell'Europa. Noi dobbiamo superare il rapporto tra desiderio di venire e realtà della venuta. Investire sulle infrastrutture, sulla piena conoscibilità del prodotto Abruzzo significa anche consentire che l'Abruzzo si trasformi in maniera definitiva in una destinazione. Adesso apriamo la pagina dedicata al lavoro e alle vertenze sindacali. Il ricorso d'urgenza presentato al TAR dall'Aveco di Martinsicuro ha portato alla ripresa della produzione della fonderia teramana. Nonostante questo c'è preoccupazione che viene espressa dai sindacati della FIOM CGL e della CISL, poiché manca ancora l'autorizzazione edilizia e ci sarà il prossimo ostacolo da superare, l'udienza dell'11 maggio. Il servizio di Elisa Uzzo. Accolto dai giudici ricorso d'urgenza, ha ripreso oggi l'attività dell'Aveco di Martinsicuro. In attesa del giudizio nella sede collegiale, il presidente Antonio Amicuzzi ha accolto l'istanza di adozione di misure cautelari monocratiche, ritenendo che sussistono le ragioni di estrema gravità e urgenza tali da consentire la dilazione fino alla prossima Camera di Consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare prevista per l'11 maggio. In attesa del giudizio nella sede collegiale, la fonderia, ferma a causa di una determina dirigenziale della regione che ha bloccato la produzione, ha ripreso l'attività, ma è ancora in attesa dell'autorizzazione edilizia. C'è un'azienda che investe, sta facendo degli investimenti per ridurre l'impatto ambientale, così come richiesto dall'AIA, ma dall'altra parte c'è una burocrazia che impedisce questi investimenti, perché se da una parte la regione chiede che vengano rispettate le prescrizioni dell'AIA, dall'altra sembrerebbe la sovrintendenza ai beni culturali non rilascia i permessi per poter costruire e quindi per poter rispettare appieno quelle che sono state le prescrizioni dell'AIA. Noi ci auguriamo che l'11 maggio venga definitivamente accolto il ricorso al TAR, ma altrettanto è ancora di più, ci auguriamo che a più presto arrivino le concessioni edilizie per poter far sì che l'azienda in maniera tranquilla possa riprendere definitivamente la produzione. La lotta dei lavoratori comunque ha consentito già a gennaio di riprendere la produzione. Oggi vogliamo che quella coproduzione rimanga, perché il nostro territorio non può permettersi neanche la perdita di un posto di lavoro. Altra vertenza aperta, quella della Maccaferri di Castilenti. La CISL chiede un intervento più pronto da parte della regione. Chiusa dal 1° di gennaio la Maccaferri, con le promesse da parte della regione di un intervento, ancora ad oggi nessun interesse, quindi non si sa ancora il futuro dei 50 lavoratori. La Maccaferri è caduta nel dimenticatoio proprio totale di tutto e di tutti. Hanno lasciato in mezzo alla strada pari di famiglia, è sceso il sipario e nessuno ne parla più. All'epoca si parlava, abbiamo fatto dei tavoli anche in regione dove c'erano potenziali acquirenti, addirittura il sindaco di Castilenti si impegnò e disse che aveva trovato tre compratori, magari per riconvertire pure l'azienda. Non se ne è saputo più niente, non si è mosso più niente e difatti Castilenti è rimasto il deserto che è e continuerà a peggiorare, secondo me. Cosa farete ora?
Noi cercheremo di riaccendere l'attenzione sul sito di Castilendi. Sappiamo già che la Marcaferri non produrrà più a Castilendi perché di fatto ha smontato tutti gli impianti. Il problema è un altro, il problema è riconvertire questo capannone che è abbandonato e magari cercare di creare nuovi posti di lavoro e che qualcuno si interessi a far sì che porti della produzione e del lavoro a Castilendi. Proprio ieri era il 1° maggio e a me veniva proprio in mente questi lavoratori, perché il 1° maggio degli ultimi non ne ha parlato nessuno. Allora, un po' tutti i comuni sono alle prese con il varo dei bilanci. A Pescara si è aperta oggi la discussione in Consiglio Comunale, soprattutto a riguardo del piano triennale delle opere pubbliche e poi anche del bilancio. Ovviamente l'opposizione è pronta alla battaglia e eventualmente a fare ostruzionismo con gli emendamenti. Andiamo a vedere insieme il servizio. Piano triennale sulle opere pubbliche e bilancio, questi temi caldi che nei prossimi giorni terranno impegnati sui banchi maggioranza e opposizione del comune di Pescara. Un bilancio che come termine ultimo prevedeva il 30 aprile, ma che, come spiega il sindaco Alessandrini, richiederà una proroga nei tempi, senza contare le opposizioni che già vantano qualche migliaio di emendamenti sul piatto. È cominciato da qualche giorno il Consiglio Comunale, una sessione ampia in cui ci sono stati anche altri argomenti trattati, il documento unico di programmazione, il piano delle alienazioni immobiliari. Il presidente dell'ANCI Fassino ha scritto al ministro Alfano per un allungamento dei termini, in quanto molti comuni hanno difficoltà a rispettare questa scadenza. Noi diciamo, lo diciamo anche con un certo orgoglio, Pescara è sempre stata puntuale da questo punto di vista e non è un dato scontato. Secondo il centrodestra il piano triennale è la base sulla quale muovere i prossimi passi, contando lo stato di deterioramento che già da tempo è stato denunciato anche dai cittadini. Noi abbiamo proposto una serie di emendamenti, credo, migliorativi, perché riteniamo che questa città abbia bisogno di tantissima manutenzione ordinaria. Ci sono tante vie della città prive di segnaletica orizzontale e verticale già da molti mesi, ci sono buche in tutte le strade principali, non solo periferiche della città. Cioè, per il bilancio abbiamo intenzione invece di migliorare alcune poste che risultano vuote dalla previsione di bilancio, pensiamo al sociale. I temi del bilancio anche a Teramo, dove la Giunta ha varato il bilancio di previsione sabato pomeriggio. Per il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Fabio Berardini, il bilancio di previsione approvato è un bilancio che azzera i fondi destinati alla cultura, mentre per il consigliere di maggioranza Dodo Di Sabatino è un bilancio che nasce con un macroscopico vizio politico. Bilancio di previsione approvato dalla Giunta, non concordato da alcuni, adesso arriverà in Consiglio Comunale. Sì, esatto, questo è il bilancio dell'azzeramento ai fondi alla cultura e quindi noi pensiamo anche che ci debba essere un azzeramento dello stipendio dell'assessore Luca Antoni, che a questo punto diventa ancora più inutile. Ovviamente non è stato concertato con alcuni esponenti della maggioranza, alcuni dissidenti. Noi speriamo che se rimane un briciolo di onestà intellettuale a questi dissidenti, dovrebbero votare contro questo bilancio che è solo fatto di mosse di facciata, mosse politiche, nasconde diversi tagli sia alla cultura e sia alle manutenzioni, vogliono ulteriormente indebitare il comune allungando due mutui per rifare gli asfalti, ovviamente dichiarando apertamente che non hanno fatto i tagli che dovevano in passato e quindi adesso sono arrivati a questo punto a dover indebitare ulteriormente il comune per recuperare alcuni soldi che sono stati sprecati in precedenza. Per Alfonso Di Sabatino Martina, del gruppo civico Teramo Soprattutto, il bilancio di previsione del comune nasce con un macroscopico vizio politico. Secondo l'ex vice sindaco, che nella passata consigliatura aveva proprio la delega alle finanze, l'adozione del documento contabile da parte della Giunta avrebbe dovuto seguire e non precedere l'imminente chiarimento interno alla coalizione, da cui dipende la sopravvivenza dell'amministrazione. All'Aquila, dopo l'aumento del 20% della Tari, i consiglieri di opposizione annunciano battaglia, mentre i salviniani promuovono una raccolta firme per ottenere lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale. È un bilancio lacrime e sangue quello che arriverà nella prossima settimana in Consiglio Comunale. Tutta colpa, sostengono Cialente e i suoi, dei mancati trasferimenti da Roma, dei milioni necessari per coprire le minori entrate legate al post-sisma.
In attesa dello strumento finanziario, la maggioranza ha già deliberato un aumento del 20% della Tari, le tasse sui rifiuti. Un atto inaccettabile per i salviniani, che hanno promosso una raccolta firma per mettere in minoranza il sindaco e i suoi ed arrivare allo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale. Beh, quello che si è verificato è veramente indecente. Ormai questo comune è un comune dove c'è la tassazione altissima. Ogni anno, sono ormai 3 anni che aumentano continuamente, non solo a livello nazionale il PD aumenta le tasse e le riverbera sui livelli locali, ma questa amministrazione continua su questa strada. Per adesso hanno fatto solo, e dobbiamo ringraziarli perché così ha detto il sindaco, che c'è stato un aumento del 20%, ma il rischio è che l'aumento arrivi al 50%. È inaccettabile che ci sia un bilancio ad oggi lacrime e sangue, e molto probabilmente non si sa quando verrà approvato e come verrà approvato, se verranno tagliati ancora ulteriormente i servizi. Noi riteniamo che l'unica strada sia quella di sciogliere questa amministrazione, di sciogliere il Consiglio Comunale. Abbiamo già detto chiaramente, stiamo pronti, pronti il notaio per poter raccogliere le firme per arrivare a 17 e far cadere l'amministrazione. Ci aspettiamo che qualcuno da parte dei colleghi dell'opposizione, anche, e il problema è che ci vuole anche qualcuno della maggioranza che predica bene, cioè si lamenta, ma poi all'atto pratico non è conseguenziale. Dico con estrema franchezza che ad oggi ancora non, da parte degli altri, non ricevo nessuna telefonata. Questa mattina all'Agbe visita istituzionale per il parlamentare del Partito Democratico Antonio Castricone e per l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci. Vediamo. Associazioni sempre più impegnate nel sostegno della sanità pubblica, sempre più spesso a coadiuvare una richiesta crescente di cure e servizi, ci sono organizzazioni no profit che scendono in campo per dare il proprio contributo al miglioramento dell'esperienza terapica. A Pescara l'Agbe da anni garantisce assistenza ai piccoli pazienti affetti da leucemie e ai loro nuclei familiari. Questa mattina a visitare la struttura che ospita da 7 anni le famiglie richiedenti ci sono 2 rappresentanti delle istituzioni abruzzesi, Antonio Castricone, parlamentare del Partito Democratico, e l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci. È un'offerta che sta a guardare anche la protezione del nucleo familiare, dei parenti, dei genitori, degli altri figli, e che comunque permette, tra l'altro qui a qualche metro, a poca distanza dall'ospedale, di avere un supporto indispensabile quando purtroppo le famiglie si trovano in queste condizioni. Il mondo del volontariato, dell'associazionismo, anche quello del sociale, collegandolo a quello che è un percorso di assistenza, è addirittura fondamentale. Nel futuro renderà peraltro più di qualità il sistema e allo stesso tempo più sostenibile. E peraltro la qualità degli investimenti che la sanità, anche regionale, sta portando sul percorso oncologico credo sia significativo e che debba essere ancora di più rilevante nel prosieguo dei prossimi mesi. Un impegno costante da parte dell'Associazione dei genitori dei bambini affetti da emopatie, che prosegue la sua marcia annunciando nuovi spazi dedicati all'accoglienza delle famiglie che si trovano ad affrontare questo delicato percorso, un numero che cresce di anno in anno. Noi abbiamo da poco acquistato un'altra struttura, tra l'altro adiacente a Casa 30 Ore, e contiamo nel corso del prossimo anno, nel 2016, di ristrutturare e cercare di portare a termine almeno altri 2 appartamenti. E adesso andiamo all'interno del carcere Teramano di Castrogno, dove la band Sotto i Cieli di Rino si è esibita per i detenuti. Un momento musicale sulle note delle canzoni di Rino Gaetano è stato vissuto sabato pomeriggio dai detenuti del carcere Teramano di Castrogno, ai quali la band locale, Sotto i Cieli di Rino, ha offerto un concerto con musiche e testi del cantautore italiano, esibendosi nella sala teatro dell'istituto penitenziario. Un concerto nato da un'iniziativa della band teramana, da sempre vicina alle categorie sociali più deboli, promossa per far sentire ai detenuti la vicinanza della comunità, così come spiegato dal leader Dante Sbraccia. È stata una nostra iniziativa per poter stare vicino a queste persone e per rendergli un po' un momento di serenità e per far conoscere Rino Gaetano anche in questo ambiente. La scelta di portare in carcere le canzoni di Rino Gaetano non è stata casuale. Rino ha descritto la società del suo tempo in modo quasi pirandelliano. È stato uno dei pochi ad avere il coraggio di parlare e dire cose anche pericolose per il suo tempo. Rino Gaetano invece era uno che aveva coraggio. E forse per questo che è scomparso presto, perché poi ha avuto crisi esistenziali,
si è lasciato un po' andare. Quindi noi sappiamo cosa vuol dire avere problemi esistenziali, molti non lo sanno. Quindi facciamo un applauso a Rino Gaetano. Eventi che il direttore del carcere Teramano accoglie sempre senza indugi. Il detenuto viene messo in una condizione di trascorrere una parte della sua giornata in serenità, in completa evasione, magari rievocando, come questo gruppo sa fare, che è sotto cieli di Rino, che è un gruppo Teramano che ha proposto gratuitamente di prestare la propria attenzione al carcere con canzoni che rievocano questo grande cantautore. E quindi i detenuti non possono che rimanere entusiasti dell'iniziativa trattamentale che noi abbiamo offerto loro. Adesso apriamo la pagina dello sport, calcio di Serie B in primo piano, partiamo dal Pescara. Dopo il prezioso punto di Chiavari, i biancazzurri iniziano la settimana che porterà al derby di domenica prossima contro la Virtus Lanciano. Da questa mattina sono in vendita i taglianti nei due store ufficiali e su tutti i punti vendita Ticket One. L'unico neo è stato l'infortunio che ha fatto chiudere anzitempo la stagione a Rolando Mandragora. Ancora positiva la prestazione di Lucas Torreira, che andiamo ad ascoltare al microfono di Paolo Renzetti. Oggi a centrocampo avevate dei problemi alla vigilia di questa partita, l'assenza di Verre, quella all'ultimo momento di Memushai, eppure non si è visto perché avete giocato tantissimi palloni e recuperato davvero tanti palloni nella zona di centrocampo. Ci è mancato Valerio, ci è mancato Memo, che sono uomini importanti nella squadra. Comunque avevo una rossa buonissima e tantissimi giocatori che chiunque può fare il ruolo che può, e poi ce la mettiamo noi in campo. Se il mister dice che dobbiamo giocare qualche posto, ce la facciamo, non c'è problema. Mi sento più meglio nella fase di mediano basso, perché comunque so, a volte ricevo anche da solo, e invece da mezzala c'ho sempre il uomo dietro, ma non è un problema. Oggi c'è stato Alessandro che ha fatto una buonissima partita. Quindi abbiamo riscattato un punto che era lo importante, anche se non potevamo vincere oggi. Noi abbiamo bisogno dei punti, anche loro che stanno un po' in difficoltà, ma sappiamo che il campionato della Serie B è questo, che chiunque può vincere contro chiunque. Sarà una gara molto difficile che la dobbiamo affrontare come affrontiamo tutti. Si lecca le ferite la Virtus Lanciano dopo la dolorosa sconfitta contro l'Avellino. Resta la possibilità di centrare la salvezza diretta e di accedere ai play-out, ma la partita di Pescara è ovvio che acquisisce una importanza ancora maggiore. Mancherà Menta, che è squalificato, da verificare Ferrari, che sabato è uscito a fine primo tempo per un risentimento muscolare. L'amarezza del tecnico Primo Maragliulo dopo il KO di due giorni fa, al microfono di Alessio Giancristoforo. Amarezza infinita, perché avrei voluto tanto che questa partita si giocasse, l'ho già detto, ad armi pari. Non mi riferisco chiaramente al fatto dell'espulsione. E purtroppo ci siamo giocati la partita più importante del nostro campionato in inferiorità numerica, e per noi è stato difficilissimo. E nonostante tutto non posso fare altro che lodare i ragazzi, perché se da una parte ci sono stati degli errori gravi che ci hanno condizionato e fatto giocare in questa maniera, dall'altra hanno dato per l'ennesima volta il cuore e tutto quello che avevano dentro, tanto che nel secondo tempo abbiamo anche creato un paio di situazioni per poter pareggiare, e probabilmente non avremmo rubato niente se lo avessimo fatto. Quello che mi preme in questo momento è ritornare immediatamente a fare allenamento e a far capire ai miei ragazzi che non devono mollare assolutamente niente, perché le speranze di salvarci sono ancora tutte là, dipendono da noi, e purtroppo dobbiamo stare più attenti e giocarcene nella maniera giusta. Scendiamo in Lega Pro, la salvezza dell'Aquila passerà dai play-out. La squadra rossoblù è stata sconfitta a domicilio dalla Lucchese. La crisi non si arresta e in società si riflette su un eventuale ritorno in panchina di Carlo Perlone. Il servizio di Gianmarco Menga.
Un finale peggiore di campionato era difficile da scrivere. L'Aquila perde anche contro la Lucchese, ora aritmeticamente salva e rischia di chiudere al penultimo posto in vista dei play-out. Se dovesse infatti perdere anche domenica prossima con due reti di scarto contro la Lupa Roma, i rossoblù sarebbero scavalcati proprio dai laziali, affrontando così di certo il ritorno degli spareggi lontano dal Fattori. Clima pesantissimo sugli spalti già prima della partita, con gli ultra rimasti fuori lo stadio per protesta nei confronti di San Domenico a seguito delle diffide post Siena. Guarda caso, protagonista negativo del match è proprio l'attaccante campano, che al 16esimo inizia la sua giornata nera cestinando a porta vuota l'1-0. Neanche un minuto dopo, ancora San Domenico cicca il pallone da due passi tra i mugugni del Fattori. Scampato il pericolo, la Lucchese mette la freccia e sorpassa. Il gol è rigorosamente dell'ex di turno, Demiro Pozzebon, che gira di testa su cross dalla destra. 0-1 e buio pesto. Gira tutto storto agli aquilani, Maccarone si fa male e lascia il posto a Sanni. Al 27esimo la sagra degli errori impossibili, colpisce pure De Francesco che mette sul fondo a botta sicura. Al 35esimo ennesimo colpo basso per l'Aquila, San Domenico si fa espellere per proteste. L'Aquila in 10 con il giocatore campano che lascia il campo tra una pioggia di fischi. Nella ripresa Modica prova a cambiare l'inerzia, entrano Perna e Triarico per Ceccarelli e Milicevic, ma al 28esimo è Bianconi a far tremare l'Aquila con questo lob fuori di poco. Poi arriva una bozza di reazione. Ci pensa Manuel Mancini con il destro a giro di pregevole fattura che fa gioire i tifosi per l'1-1. Ma è un sorriso temporaneo. L'Aquila continua infatti ad attaccare per non accontentarsi del pareggio, che a conti fatti però sarebbe stato fondamentale per avere un vantaggio in classifica proprio sulla Lupa Roma. Così si sbilancia e in zona recupero Bragadin fa calare il sipario con il sinistro beffa del 2-1 definitivo per la Lucchese. Nel dopogara Modica trattiene la squadra negli spogliatoi per un'ora, poi parla così in sala stampa sulla scottante situazione di San Domenico. C'è un rapporto tra la squadra e la città, i giocatori, sono pagati per questo, poi c'è una società che deve intervenire, quindi per me il giocatore è convocato come tutti gli altri e se non ci sono particolari situazioni mie personali nel senso di fare formazione per quello che vedo io, cioè essendo disponibile per me fa parte degli 11. Doppietta di Finotto e la SPAL espugna il Bonolis infliggendo al Teramo la prima sconfitta interna in campionato. E intanto per quanto riguarda il futuro, domani ci sarà l'incontro fra la società e il tecnico Vivarini. All'ultimo impegno casalingo della stagione il Teramo perde l'imbattibilità interna, lo fa per mano della SPAL che a Piano d'Accio si presenta dopo una settimana di festeggiamenti per la B e coi biancorossi già al sicuro da 14 giorni per il discorso salvezza. Vivarini dà spazio alla vecchia guardia con Scipione a destra e Cenciarelli recuperato a centrocampo, Speranza e out invece per infortunio. La gara specie nel primo tempo è a ritmi molto blandi, le occasioni si contano sulle dita di una mano, con Petrella sempre il più attivo e quello capace, un po' come è stato per tutto il campionato, di creare grattacapi alle difese avversarie. Cruciani in mezzo nel ruolo di mezzala gioca una gara praticamente impeccabile, si danna l'anima per cercare di far segnare i compagni e quando non ci riesce prova a mettersi in proprio, anche se le cose non vanno come dovrebbero. La SPAL al canto suo gioca un'onesta partita, semplice ricorre ad un ampio turnover lasciando in panchina alcuni dei protagonisti di una scalata alla Serie B che mancava da oltre 20 anni. Nei 90 minuti del Bonolis in pillole però è riassunta tutta la stagione del Teramo, molta buona volontà, a tratti anche ottimi spunti individuali e collettivi, ma manca sempre la stoccata vincente. Detto di Petrella, con i biancazzurri infatti manca Moreo, pressoché invisibile, mentre Cecchini sulla sinistra dimostra che forse si è aspettato sin troppo per buttarlo dentro e consegnargli i galloni da titolare. Dai piedi mancini suoi, di Cruciani e di Grassi per la SPAL, nascono i maggiori pericoli di una ripresa nella quale il Teramo paga dazio, ed è capitato molto spesso, il primo vero errore di una gara equilibrata. La rimessa al 71esimo di Scipioni chiude il cerchio con un altro svarione marchiano, ad inizio campionato contro l'Ancona,
e dà il via libera al lob facile facile di Mattia Finotto, che non crede ai propri occhi e soprattutto è glaciale quando, solo tre minuti più tardi, scarica alle spalle di Narduzzo il colpo dello 0-2. Un doppio gancio ferale per un Teramo che non si rialzerà più, con Vivarini che inserisce i tre giocatori più interessanti del vivaio biancorosso, chiudendo con largo anticipo una gara che, se già aveva poco da dire alla vigilia, nel finale si trasforma in una lunghissima passerella per la formazione ferrarese, che dopo aver centrato la promozione si prende anche lo scalpo della squadra biancorossa, raggiungendo 71 punti in classifica. Difficile poter sperare di fare meglio. In casa Teramo invece gli ultimi 90 minuti di Pontedera sembreranno quasi una liberazione rispetto ad un'annata sciagurata, chiusa comunque con la conquista della permanenza. Per la permanenza di Vivarini invece potrebbero essere giorni decisivi: martedì l'incontro con Campitelli, anche se le strade sembrano destinate a separarsi. Dunque questo il servizio di Jacopo Forcella, invece con Andrea Costantini andiamo a fare il punto in Serie D. L'Avezzano resta in Serie D. Il verdetto arriva alla penultima giornata e, nonostante la sconfitta patita dalla squadra marsicana in casa della Jesina, ad agevolare la salvezza dell'Avezzano è la partita dell'ultima di campionato tra Castelfidardo e Folgore Veregra, uno scontro diretto che consentirà all'11 di Lucarelli o di restare fuori dalla zona playout o, pur entrandovi, di avere più di 8 punti dalla terz'ultima e quindi una distanza che esclude la disputa del playout. Una salvezza preziosa, anche se, per come è arrivata, non ha particolarmente gratificato i tifosi biancoverdi accorsi in trasferta, che al fischio finale hanno espresso del disappunto. Ci sono spenti ad Agnone i propositi di quinto posto per il San Nicolò, la squadra di Epifani perde di misura e vanno in fumo anche le speranze più marginali di Conte su calcio di rigore. La rete è partita. Al Civitelli è andata in scena una partita intensa, ricca di occasioni tra due squadre che avevano bisogno dei tre punti. Se li prende l'11 molisano, che così centra la salvezza dopo una grande rincorsa. La firma di tutto questo è del tecnico Pino Di Meo. Il Chieti si toglie invece la soddisfazione di espugnare il Riviera delle Palme e dunque di infliggere la prima sconfitta stagionale casalinga alla San Benedettese, vincitrice del campionato. Vero che la squadra di Palladini ha fatto ricorso a diverse seconde linee, ma resta il successo di prestigio per un Chieti che già lo scorso anno era stato capace di espugnare lo stesso stadio. Massimo e Dos Santos nel finale di partita hanno ribaltato la rete di Vallocchia. Pur retrocessa, la Miterina si congeda dai propri tifosi con una prestazione dignitosa contro il Castelfidardo, anche se non sufficiente ad evitare la sconfitta. A segno Balloni e Trellini per i marchigiani, D'Alessandris per la squadra scoppitana. Stesso discorso per il Giulianova, che Alfadini, pur giocando per buona parte dell'incontro in 10 uomini, impone lo 0-0 alla Vispesaro. Anche i marchigiani però possono festeggiare la salvezza. È tutto, grazie per l'attenzione, buona giornata. Thank you.